Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Video un po' diverso dal solito perché a sto giro non parliamo di fotografia in relazione al mondo degli smartphone, ma parliamo di direzione della fotografia. Vi porterò sul set, sul dietro le quinte, sul backstage di un piccolo spot, di un piccolo commercial che abbiamo girato con la mia produzione Rothschild Productions. Se volete seguiteci sui social, qui su Roma, per un cliente reale, quindi un set reale, dove vi spiegherò in questo dietro le quinte, quando è stato possibile, perché sui set non è mai semplice, un po' di tecniche di illuminazione che abbiamo utilizzato per questa lavorazione, per ottenere il look che vedrete nello spot finale. Io ne approfitto per ringraziare intanto Gruppo TFS, che è uno degli sponsor di questo set e di questo video. I ragazzi, Gruppo TFS è leader assoluto a livello nazionale nel mondo della distribuzione e dell'importazione del materiale foto-video. Quindi se siete interessati a questo mondo, io vi consiglio assolutamente di seguire le loro pagine ed in particolare vi dirò, vi consiglio di seguire il loro blog. Si chiama Universo Foto, lo trovate anche qui su YouTube sotto forma di canale e troverete recensioni, foto, prove, test di tutto il materiale audiovisivo di un certo livello, tra cui ad esempio quello del mondo Nanlite, un brand di illuminazione video che non ha bisogno di presentazioni e che noi abbiamo utilizzato interamente per illuminare questo spot. Se volete scoprire come, beh, io vi lascio alle immagini del backstage e del commercial e noi ci vediamo al prossimo video. Come prima scena di questo commercial abbiamo un risveglio, quindi la riproduzione di un'alba molto caricata perché vogliamo giocare un po' col film di genere, in questo caso col thriller, quindi non badiamo troppo all'iperrealismo. Abbiamo questa bellissima finestra in questa stanza, ma non siamo nell'orario adatto e siamo al quinto piano e non abbiamo i mezzi per lavorarla, quindi banalmente l'ho chiusa totalmente e ho ricreato io una luce che potesse richiamare un minimo il crepuscolo, perché sono le 6 del mattino quando si sveglia il protagonista. Grazie al Dino 650 ho potuto impostare una temperatura molto molto alta, che richiama un po' appunto quella del cielo durante quell'orario, l'orario del crepuscolo. L'abbiamo fatto rimbalzare e bandierare per avere un po' di controllo sul volto del personaggio. Di contro, grazie ai Pavotube, abbiamo creato un contrasto con il colore molto forte, richiamando l'arancione di questa lasagna. Con questo Pavotube e facendo dei piccoli richiami poi con questo secondo Pavotube. Sono i 6C iper pratici e perfetti per piccoli aggiustamenti nell'inquadratura. Abbiamo un'inquadratura a piombo e un dettaglio sulla sveglia. Inquadrature molto strette, questo, anche se lo spazio è piccolo, ci ha permesso di lavorare, diciamo, in maniera abbastanza comoda. Vorrei tenere un contrasto molto alto per questo spot, quindi ad esempio ho sbilanciato la gamma dinamica della camera passandola a 200 ISO. In questo modo ho più dettaglio nelle ombre, un po' più di margine per il rumore video ovviamente, e aumento un pochettino appunto il contrasto. Non abbiamo delle lenti prime pazzesche, vorrei tenere un diaframma fisso per tutto il commercial a 2.8, che è una buona soluzione anche per agevolare un pochettino la risolvenza delle lenti, gli artefatti e quant'altro. In realtà penso che facendo ora questa cosa qui io cambierei anche l'ordine del montaggio. Cerchiamo anche qui di mantenere un po' di continuità, bandierando il più possibile il sole nei limiti dei nostri mezzi e ricreando, diciamo, un raggio un po' più caldo con le VOC e riempimento con delle ombre un po' più fredde, invece un po' più bluastre, con il Dino 650. Accendiamo il fan, tanto. Vai, vai. 10% ci piace. Qualcosa, sai, in questo mi piacerebbe che lo vedessi nel, in qualche modo nel tentennamento dello sguardo, che non è sicuro, ma quando mi giro. Esatto. La stessa cosa guardandoti invece i piedi, senza fare la rotazione della testa.
Tutti qua, bello. Ok, grazie. Ok. Per come l'impostazione ha senso il fatto che sia simmetrica, proprio volutamente. Per il totale in sala da pranzo, anche qui molto semplicemente abbiamo mantenuto la tecnica precedente creando un raggio di sole un po' più crudo e alto, perché a questo punto della storia possiamo immaginare il sole ormai alto in cielo, e una diffusa interna un po' più fredda creata con il Dino 650 e un panno di diffusione grid cloth da un quarto messo davanti. E infine un pavo tube 60C a piombo sullo sfondo. Partito, un secondo per me, buona. Azione. Per i primi piani abbiamo rinforzato il contrasto sul volto del personaggio utilizzando un panno nero sulla parte opposta alla finestra e spostando il dino alla sinistra del personaggio con sempre il panno di diffusione davanti. Perché cioè lui sta facendo tipo questo. Sì, sì. Magari qui faccio finta che c'è un qualcosa lì, lo mettiamo qui. Lo prende. Quando lui alza deve andare lei. Per questa scena allo specchio abbiamo optato per una luce speculare a temperature differenti, quindi il protagonista è illuminato soltanto con un pavo tube 60C dall'alto messo in diagonale a 4000 gradi Kelvin per simulare la luce di una specchiera, mentre la coprotagonista riceve dalla cucina una luce naturale dalla direzione opposta, ricreata con l'evoque e un panno di diffusione da un mezzo, ed è una luce a 5200 gradi Kelvin che quindi risulta leggermente più fredda. Sfondo comunque lo teniamo un po' più basso rispetto a prima, perché appunto stanno andando via. Potremmo allargare un attimo, si vede lui sfocato dietro che... Chiudi gli occhi. Allora facciamo una cosa un più... 29 così è. Vuoi mettere io? Serve l'evoke con davanti questa. Per l'ultima scena, dove il nostro protagonista immagina di diventare un supereroe grazie ai servizi offerti dall'azienda, abbiamo utilizzato il nostro butterfly con un panno di diffusione e l'abbiamo retroilluminato con il Dino 650 per creare lo sfondo rosso e partire da una silhouette. Poi grazie all'app Nanlink abbiamo gestito l'accensione dei pavotube e delle evoke per svelare piano piano il suo costume, partendo da una silhouette appunto fino ad arrivare ad una luce piena. Ludo, 3, 2, 1, Ludo, 3, 2, 1, Conte. In partenza. Stop. Bravi ragazzi.